Ciao a tutti ragazzi, oggi vorrei mostrarvi come configurare all'interno del vostro setup di Ableton l'Access Virus TI Snow. In questo caso beh, io uso l'Access Virus TI Snow, però lo stesso procedimento può essere applicato anche con un TI2, un TI2 Polar, qualsiasi versione insomma, del TI avete, l'importante è che avete un synth della famiglia dell'Access Virus TI. Bene, c'è da dire una cosa. Io prima di tutto vi vorrei consigliare di assicurarvi di usare la versione del firmware del virus più aggiornata in modo tale da ottenere appunto il massimo dal vostro sintetizzatore. Come seconda cosa, c'è da dire anche che se l'Access Virus lo volete intendete usarlo via USB come nel mio caso, potete utilizzare con la versione del TI Snow fino a tre canali separati. In realtà il TI Snow supporta fino a quattro canali, però se intendete usarlo esclusivamente sotto USB, esso supporta fino a tre canali. Se volete utilizzare anche il quarto, dovete utilizzare uno, ecco, dovete utilizzare l'uscita audio del virus e magari averlo connesso su una scheda audio esterna che trasmette appunto l'audio al vostro computer, nel vostro ecco che trasmette l'audio appunto verso Ableton e quindi avete tutto quanto routato, insomma ricevete l'audio da una fonte esterna allo standard USB. In questo tutorial, ecco, vi farò vedere come diciamo, configurarlo solo via USB. Per il resto, insomma, se volete usare per forza il quarto canale, vi basta appunto, come ho già detto prima, connetterlo a uno degli output del virus, cioè in questa. Ecco, qui c'è il mio virus TI Snow. Ecco, scusate un po' la poca luminosità, però come potete vedere qui appunto io per esempio ci connetto nel MIDI in una tastiera MIDI ad esempio e qui su questi due connettori che sono appunto l'output della scheda audio del virus lo connetto questi due li connetto verso a una scheda audio esterna per esempio che vanno connessi appunto poi al vostro computer però ad ogni modo ripeto, in questo tutorial vi farò vedere soltanto come configurarlo con lo standard USB. Bene, ci vediamo, più tardi. Bene ragazzi, eccoci tornati qui e allora la prima cosa da fare per configurare correttamente l'Access Virus TI nel vostro setup insomma, di Ableton e quindi per avere tutte le configurazioni di routing corrette, il primo passo da fare è creare una nuova traccia MIDI. Quindi andiamo a creare questa nuova traccia MIDI nel quale andiamo a prendere dalla nostra libreria di plugin VST appunto il nostro software per il controllo dell'Access Virus direttamente dal software. Quindi nel mio caso, siccome ho un virus TI Snow, prendo virus TI Snow. Se avete un Access Virus TI2 Polar, ad esempio un TI2 Desktop, userete virus TI semplicemente. Il virus TI Snow, come ho detto prima, supporta fino a 4 canali, dei quali solo 3 possono essere usati, insomma, di quali 3 possono essere usati via USB. E se avete, ad esempio, invece un virus TI2 Desktop, ne avrete fino a 16. Adesso, insomma, ci richiederà un po' di tempo nel caricamento del VST, del virus, però. Insomma, nel frattempo inizio col dirvi che adesso che si aprirà la superficie di controllo andremo a iniziare a fare un po' di lavoro di routing, nel senso, ecco appunto, dovremo dire praticamente al software, cioè questo che vedete in questo momento, dove andare a ecco, dividersi con i canali audio. Innanzitutto,
Possiamo iniziare col partire con, no? Con l'aumentare il volume di tutti i canali, anche va bene il 4 se volete, se no lo potete anche lasciare stare. Allora, la prima cosa da fare è andare qui in Patch Utility. Assicuratevi che avete con USB Audio Mode, assicuratevi che avete selezionato 3 out, no input. E come surround output selezionate USB 1 left più right. Ok, dopodiché uscite di qui e andate per ogni singolo canale qui. All'1 potete semplicemente, al primo canale, ecco, potete lasciarlo stare come sta, perché sta bene. Nel secondo invece andremo a selezionare, anziché USB 1 left più right, andremo a selezionare USB 2 left più right. Al terzo lo stesso, andremo a selezionare USB 3 left più right, e al quarto possiamo andare a selezionare out 1 left più right se appunto usate l'output del virus, quindi se volete appunto usare il quarto canale disponibile per il TI Snow, dovete andare a selezionare out 1 left più right, in modo tale che lui va a diciamo a dividere, no? A far uscire sull'output della scheda audio del virus il quarto canale, appunto, così. Ecco. Dopodiché, fatto questo, potete comodamente uscire, quindi chiudere questo, il software del virus, e andare appunto a mettere su muto questo canale MIDI che abbiamo creato. Le impostazioni di routing per questo canale dovete lasciarle stare così come ve le dà lui, quindi non andate a toccare niente, e adesso andremo a creare le nostre altre tre tracce MIDI, che saranno appunto praticamente le nostre tre, insomma, saranno i tre canali MIDI che saranno splittati, quindi saranno divisi secondo il routing che andremo a fare, e andranno appunto ognuno a inviare segnali MIDI verso ogni singolo canale del virus. Quindi iniziamo con 1, 2, 3 e li chiamiamo, innanzitutto vediamogli anche un colore giusto per, no, distinguerli. Quindi se direi che va bene, questo è anche questo, possiamo colorarlo di bianco dato che è uno snow. Li nominiamo come, no, scusate, li andiamo a rinominare con 1 virus TI MIDI, ecco qui, poi 2 virus TI MIDI e 3 virus TI MIDI. Benissimo, allora adesso passiamo alle impostazioni di routing per ogni singolo canale, quindi io inizio con il selezionare tutte e tre le tracce in modo tale che ogni singolo cambiamento che faccio viene applicato automaticamente per tutte e tre i canali. Poi dovrò singolarmente alla fine, qui quindi dove dice MIDI tu, andare a cambiare singolarmente. Però per il momento inizio col dirvi: io vi suggerisco personalmente a MIDI From di lasciare All Links questa opzione, in modo tale che il virus appunto riceve segnali MIDI da qualsiasi controller avete, quindi se avete per esempio Ableton Push o che so, Machine della Native Instruments o una tastiera MIDI, e con qualsiasi altro controller MIDI, lui accetta appunto questi segnali da qualsiasi controller avete connesso sul vostro ecco, ad Ableton appunto. Però, se invece volete controllare il virus da uno specifico controller che avete connesso ad Ableton, dovete semplicemente cliccare su questa casella e andare a selezionare il vostro dispositivo preferito. Io adesso lascio Links perché, ecco, mi è più comodo. Potete lasciare comodamente All Channels e il monitor lasciatelo comodamente su Auto. Adesso andiamo a selezionare la singola traccia MIDI e a MIDI 2 dobbiamo andare a selezionare Virus TI Snow, questo qui. Anziché Track In dobbiamo selezionare, ecco qui, se clicchiamo su questo menu ci compaiono i nostri quattro canali del nostro virus. Se avete un Virus TI2 desktop ad esempio,
anziché 4 canali, vi usciranno 16 canali, appunto perché il BIOS TI2 desktop o keyboard o qualsiasi altro supporta fino a 16 canali. Nel mio caso, siccome uso uno snow, appunto, ho fino a 4 canali. Quindi noi, ovviamente, ripeto, useremo solo i primi 3. Quindi, siccome questa è la mia prima traccia MIDI, andrò a selezionare il mio primo, il mio primo canale. Ovviamente queste tre tracce MIDI potete comodamente andarle a raggruppare in un gruppo, quindi in un bus, però non è strettamente necessario, quindi potete comodamente lasciarli così come stanno. Andiamo a ripetere la stessa cosa quindi qua anche per il secondo canale MIDI, quindi MIDI 2, BIOS TI Snow, anziché Trackin 2, BIOS TI Snow, e al terzo canale, sempre BIOS TI Snow, 3, BIOS TI Snow. Benissimo, adesso le nostre impostazioni di routing per i canali MIDI sono finite, quindi infatti se io vado appunto a attivare la registrazione per il primo canale MIDI e torno sul DSP del BIOS, andrò a vedere che se inizio a, diciamo, a suonare qualche nota sul mio controller MIDI, noterò che sul primo canale del DSP vedrò appunto dei segnali MIDI in ingresso. Ovviamente non sentirò alcun feedback audio, appunto perché ci mancano ancora le impostazioni audio, però a livello grafico appunto possiamo vedere come appunto gli impulsi sono stati appunto splittati, quindi divisi per canali. Quindi in questo momento la registrazione è attivata sul primo canale MIDI, il che significa che appunto gli impulsi MIDI arriveranno sul primo canale. Quindi andiamo a testare. Vedete appunto che sia in Ableton che nel DSP del BIOS riesco a vedere appunto gli impulsi in ingresso sul primo canale. Se invece vado ad attivare la registrazione sul secondo canale sul secondo canale MIDI, andrò a vedere appunto sul DSP che attualmente diciamo, gli impulsi non arriveranno più sul primo canale, ma sul secondo canale. Infatti, come vedete, gli impulsi arrivano sul secondo canale e la stessa cosa sarà appunto anche sul terzo canale. Ecco qui, infatti, come vedete, gli impulsi arrivano correttamente splittati. Benissimo, adesso passiamo al creare altre tre tracce, anziché MIDI, questa volta le creeremo tre tracce audio, appunto per avere il feedback audio. Quindi, no, sorry, scusate, 1, 2, 3. Benissimo, le coloriamo in modo tale da distinguerle da quello che sono adesso, quindi andiamo tipo a darle questo un colore sì, così. E anziché audio from external in, ci andiamo a selezionare BIOS TI Snow. Cambiamo questo qui, anziché post mixer ci mettiamo pre-effects, e il monitor lo spostiamo su in. L'audio tool lo possiamo lasciare comodamente su master. Ovviamente sì, l'audio from deve essere BIOS TI Snow per tutte e tre le tracce audio, però anziché avere sul secondo canale audio pre-effects dovete selezionare BIOS TI Snow, BIOS TI 2, BIOS TI Snow, questo qui. E sul terzo canale invece sull'ultimo, cioè BIOS TI 3, BIOS TI Snow. Il monitor sempre in per tutte e tre le tracce audio e l'audio to master per tutte e tre le tracce audio. Quindi in questo momento se diciamo vado ad attivare la registrazione sul primo canale dovrò andare a sentire il feedback audio sul primo canale del BIOS, quindi sul DSP. Per sicurezza, ecco, andrò a caricare insomma, per tutte e tre le tracce, per tutti e tre i canali del BIOS, una patch, un preset diverso, appunto per assicurarmi che come dire, i suoni, i canali che sto suonando siano diversi, anziché avere un unico canale audio. Quindi, in questo caso, attualmente ho attivata come si chiama,
il primo canale MIDI, quindi un attimo solo. Ecco, in questo caso sul terzo canale vi ho caricato un preset che ho fatto io qualche giorno fa, è appunto diciamo, un suono tipico acido, acid, quindi, e niente, insomma, vi andrò a farvi sentire una piccola demo, ecco, di quello che sarà. Insomma, in questo caso, ritorniamo a noi, è attivato il primo canale, quindi sarà riprodotta la patch, il preset che è caricato sul primo canale, quindi andiamo a testare. Se vado a caricare ad esempio un altro caso, quindi sentite giustamente che è attivato, insomma ricevo ecco appunto l'audio dal primo canale di base. Se invece passo al secondo, riprodurrà il secondo. E adesso appunto il terzo canale dove è caricato appunto il mio preset. Passo qui, benissimo, e inizio a suonare. Ecco qui. Se passo. Benissimo, ecco, quindi insomma abbiamo capito che insomma, questo è il procedimento di come routare appunto il vostro Access Wireless all'interno di un vostro progetto Ableton diciamo che le impostazioni di routing bene o male funzionano allo stesso modo anche che so se vi trovate all'interno di un'altra DAW come ad esempio non so Cubase, Logic, FL Studio, insomma qualsiasi altra DAW supportata appunto dal Virus TI e niente ragazzi, se avete domande potete eventualmente non so scriverle qui nei commenti, io penso di aver chiarito già con questo video tutti i vostri dubbi e niente, insomma, poi chiaramente se volete registrare, se dovete registrare appunto un canale, potete attivare la registrazione sia sul canale MIDI che appunto sul corrispettivo canale audio. Quindi se ad esempio state suonando il primo canale del virus, dovete attivare, per registrare dovete appunto attivare la registrazione anche sul primo canale audio. Quindi il corrispettivo, ovviamente. Spero che avete imparato buona roba e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!